Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi per lo speciale di Halloween vedremo come dipingere teschi. Questo è il set della Citadel dei teschi, ce ne sono dentro tantissimi, più di 300 se non vado errato. Io li ho già suddivisi, ve li mostro per categorie, ce ne sono tantissimi. Se bramate un po' di teschi per il trono dei teschi, questo è il tutorial giusto per voi. Buon Halloween! Vari metodi per dipingere i teschi o le ossa in genere. Comunque ognuno di questi lo farò in modo diverso. Vedremo un metodo fast, molto veloce da gioco, metodo diciamo intermedio, uno avanzato. Li farò anche con tonalità di colore diversi per far vedere un attimino quali sono le varie tonalità che possono prendere le ossa. Il primo sistema, il più rapido, consiste nell'utilizzo del contrast Skeleton Horde. Lo usiamo direttamente come lavaggio applicato su base bianca. Una variante di questo sistema consiste nell'utilizzo del contrast medium. È sufficiente applicare di nuovo lo Skeleton Horde, esattamente come prima, teschio, per poi andare a diluirlo con il contrast. Una terza variante consiste nell'utilizzo del contrast Gulliman Flash. Questo darà un tono più rossastro, più sanguinolento al nostro scheletro, come se la carne fosse appena stata spolpata. Siamo a un metodo un po' più avanzato. Utilizziamo un marrone, in questo caso chocolate brown, e lo diamo a glaze. Usiamo il Coelia Green Shade per fare risaltare tutte le ombre. Prendete avorio con una goccia, con un pochettino di chocolate brown, fate il mix e facciamo un dry brush. Poi faremo un altro dry brush in una zona un po' più centrale, solo con avorio. Terzo passaggio con dry brush, bianco puro, faremo solo col petto. Contrast Gulliman Flash, faremo il lavaggio.
polpetti molto fini e non su tutta la superficie, ma sulla punta o sul bordo. Questo è il risultato del teschio dell'orco. Io uso German Camouflage Beige WW2 e facciamo anche qui un dry brush. Poi applichiamo il Nuln Oil su tutto il teschio. Aspettiamo l'asciugatura in un dry brush avorio. Andiamo poi a riprendere i punti di maggior luce. Questo è il risultato. Facciamo un mix di nero e chocolate brown. E lo applichiamo su tutta la superficie. Sembrerà praticamente nero, ma in realtà è marrone, è marroncino scuro. Secondo passaggio, chocolate brown puro, riducendo la zona. Adesso al chocolate brown aggiungiamo un po' di quello di prima, del German beige, e andiamo a ridurre ancora un po' la zona.
aggiungiamo ancora un po' più di German, di German beige, e un po' le parti più in luce. Non vi preoccupate se non c'è un perfetto blending, lo aggiustiamo dopo. Blending lo aggiustiamo aggiungendo un pochettino di chocolate brown all'ultima composizione che abbiamo fatto, facendolo un po' liquido, quasi come un glaze, e andando poi a sfumarlo, ecco, così, dallo scuro verso il chiaro. Vediamo che asciuga. Prossimo passaggio, usiamo il German beige puro. Diamo ancora una passata con avorio aggiunto al German beige. Avorio puro, andiamo a dargli proprio i tocchetti finali. Con un blu viola, in questo caso io uso Oxford blu. Andiamo a fare una qualche velatura in alcune zone. Ora prendiamo orange brown
E anche con questo andiamo a fare una velatura. Adesso con Sick Green facciamo un'ultima velatura. Lato. Riducendo un pelo la zona. Ok. E così.